Buon salve ragazzi e bentornati a un'altra puntata di questo fantastico gioco. Oggi abbiamo un po' di cose nuove da fare, abbiamo finalmente espanso la nostra attività, abbiamo aggiunto un po' di oggettini che dovevamo comprare nella puntata precedente. Se la mia amica uscisse dal campo sarebbe fantastico. E siamo quasi pronti a invitare un nuovo personaggio nel nostro fantastico campeggio. Abbiamo un po' sistemato qua, aggiunto questo divanetto, una piantina, un altro divanetto, una credenza, una lampadina, una chitarra elettrica. Chissà se possiamo suonare la chitarra elettrica. No, non la possiamo suonare, ma andiamo nella rubrica per andare a vedere che Amarena, la nostra amica Amarena, è praticamente disponibile a entrare, bisogna soltanto fare un pochettino più amicizia con lei. Andiamo subito e partiamo verso Amarena e a parlare con la signorina. Alziamo un pochettino il volume e andiamo a vedere che cosa vuole da noi per aumentare il livello d'amicizia, per vedere se riusciamo a essere più amici. Eccola qua! E vuole le Amarene, ovviamente, Amarena. Ciao, le foreste sono brave, noi siamo più bravi di te. Ci diamo una bellissima amarena, una ciliegina. Oh, beh, sì, siamo veramente molto bravi, le nostre abilità sono fantastiche, ovviamente. E vedremo aumentare il livello d'amicizia abbastanza? Lo scopriremo fra poco. Grazie ancora, sì, sono felicissimo e arriviamo al livello 3 che dovrebbe essere il minimo indispensabile, oltre al fatto che ci regala altri oggetti, per poter finalmente essere invitata nel nostro campeggio. Ma attenzione, siamo arrivati al livello 4, 10 biglietti sfoglie, 1000 monetine e abbiamo un nuovo personaggio e dei nuovi oggetti strafighi da poter mettere dentro il nostro camper e le casse per fare musica, mamma mia. Ehi, ma la signorina vuole anche due cose che noi abbiamo e già che ci siamo. E quindi adesso subito abbiamo richiesto anche questo, abbiamo esaudito anche questa richiesta, ma ora invitiamola subito nel nostro campeggio. E dal livello 3 al livello 4 non abbiamo il pesciolino, ma non ci interessa perché noi vogliamo invitarla al campeggio. Poi davvero che venga al tuo campeggio? E vai, beh, grazie. Oh no, aspetta. Cosa vuoi? Cosa ti manca ancora? Non ti manca niente. Non ti manca niente. Non ti manca assolutamente niente. Attenzione, vabbè, allora facciamolo tramite la rubrica perché magari. Livello 3 di amicizia, fatto, 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 tutto fatto. E noi invitiamo al campeggio, vediamo un po' se riusciamo in questo modo. Era un piccolo, probabilmente, bug nel software, quindi se vi bloccate, ecco come fare per risolvere. Ed ecco qua finalmente Marina nel nostro campeggio ultra mega fantastico. Che sta guardando la lampada da dietro e quindi non la vediamo perché si nasconde. Ah, il sofà ultra comodo è veramente brutto. Si sta mangiando il cesto di frutta. E guarda quanta gente che abbiamo! Mamma mia, siamo un sacco di personaggi in questo fantastico campeggio. Tutti felici e tutti contenti. Evviva! Adesso Marina può venire a visitare il tuo campeggio in qualsiasi momento. E siamo a 6 personaggi nel campeggio. Prima o poi si riempirà talmente tanto che non riuscirò più a infilare oggetti nel campeggio. Abbiamo da prendere fermo posto un sacco di oggetti, guardate qua quanti oggetti li ritiriamo tutti. E ho anche fatto ingrandire le cose qua, ora possiamo fare due oggetti alla volta perché sennò veramente era veramente molto molto lungo. Ma attenzione, abbiamo due nuovi amici qua. Cane mucca, il cane mucca, eccolo qua, il cane mucca, partiamo a vedere il cane mucca. Il cane mucca, ragazzi. Intanto raccogliamo un po' di conchigliette perché veramente presto finiranno e dobbiamo prendere un sacco di nuovi oggetti. Prendiamo anche le pere che servono sempre. Bisogna sempre prendere la frutta. Queste sono noci di cocco, non sono pere. Piccoli dettagli. C'è un pesciolino! Andiamo a catturare il pesciolino. Pesciolino, pesciolino, vieni qua che ti voglio mangiare. Mangiamo il pesciolino. Preso il pesciolino, abbiamo preso uno sgombro, ragazzi, un bellissimo sgombro. Andiamo a salutare la nostra amica. Facciamoci una nuova amica. Che però non vedo la nuova amica. Non la vedo. Vedo questa qui che sembra un po' pazza.
la nuova amica non c'è in realtà. Eccola qui, l'abbiamo trovata! E gli possiamo dare subito una bella peretta. Era una pera vera. Che noi ovviamente teniamo in un sacchetto, non si sa per quale motivo, in tasca. Le gonnelline non hanno la tasca, ma noi nella nostra gonnellina abbiamo un sacco di tasche. Abbiamo esaudito la richiesta e ora siamo più amici. Ci ha dato un sacco di soldi. In realtà ci ha dato pochissimi soldi. Non siamo molto amici con questa signorina, mi sa, eh? Molto, molto male. Ma adesso che parleremo un pochettino con la signorina, ho detto: gli possiamo dare anche la pesca al contrario. Che ovviamente, eh sì, una pesca al contrario, dai. Che ovviamente terremo dietro il vestito. Io vorrei far notare che è dietro il vestito che teniamo le buste. E questa cosa mi sconvolge alquanto. E abbiamo di nuovo 100 stelline, ma veramente poche, signorina. Oh no, aspetta, domanda. Perché sono innamorato. Sono innamorato di te. E la mia. Il nostro personaggio, che abbiamo messo con una bellissima gonnellina, si è innamorata della signorina che, guardate, guardate che proboscito che c'ha, quindi non si può evitare di dire: ma come sei bella! E quindi dobbiamo per forza farle un sacco di piaceri, parlare un sacco con lei, è una sensazione magnifica. Mi piace molto socializzare, ma anche starmene per i fatti miei. Aia, mi sa che è un po' una signorina difficile questa, del genere che siamo lì, ci avviciniamo, salve, come stai? No, no, con calma, quindi attenzione, attenzione a non prendere gli abbagli, ma abbiamo quell'insetto che abbiamo trovato quella volta, nella prima puntata, che non siamo mai riusciti a ritrovare, che ancora dobbiamo ritrovare. Eccolo lì! Attenzione, attenzione, l'ho visto. Piano, piano, piano. Piano, 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 preso l'insetto, abbiamo preso il maggiolino! Ecco perché era difficile, perché è un maggiolino. Vediamo un po' se per caso ce ne fosse un altro. Ma io non mi avvicino, non riesco neanche a vedere gli alberi, come faccio? Piano, 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 presa anche la farfallina! È la farfalla tigre, ragazzi! Ma direi che per oggi possiamo fermarci qua, torniamo a casa, torniamo subitissimo a casa. Perché dobbiamo vedere un'ultima cosa fantasmagorica. Nel nostro camper mi sembra di aver visto che possiamo ordinare nuovi arredi. Questi qua, che non so se siano per il camper o per cosa, ma io li voglio subito. Un amplificatore, un rack effetti e una cassa acustica. Quindi compriamo tutto, ragazzi, e poi alla prossima puntata ce li metteremo. Ciao Merino, sì, grazie, voglio anche la cassa, però presto, 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 questo l'ho già comprato. Prendiamo anche la cassa, possiamo prendere due oggetti. E per Freddy, questa roba, ma Freddy Mercury, questa è una piccola citazione, sicuramente è Queen. 2 minuti e 50, mamma mia, un sacco di tempo, poi dopo prenderò anche la cassa. Ci penseremo dopo, ci mancano degli oggetti per la cassa. Ma direi che per questa puntata potrebbe essere tutto. Io me ne torno a casuccia per sedermi e per dormire. Siamo pronti a fare una nuova avventura in questo fantastico giochino. Ma adesso pronti per guidare per la prossima avventura. Ci vediamo alla prossima puntata, ragazzi. Ciao, fantastici! Ricordate di mettere mi piace e di seguire il canale. Perché poi le avventure saranno sempre più strepitose. Ciao!